Dal rubinetto non acqua, ma birra. Molti già sentono il bisogno di rinfrescarsi la gola e no, non è un sogno. Però i rubinetti non saranno quelli di casa vostra. L'idea di far passare la birra da apposite tubature invece che portarla in giro per la città con i camion cisterna è dell'antica birreria di Bruges, in Belgio, De Alveman. Le condutture sotterranee saranno in polietilene. È più resistente di una tubatura in acciaio. Abbiamo buone ragioni di credere che non saranno possibili perdite né furti lungo il tragitto. Secondo l'attuale proprietario della birreria, lungo i 3 chilometri che collegano l'impianto di produzione alle birrerie del centro scorreranno 6.000 litri di birra all'ora, in termini di traffico 500 camion in meno sul ciottolato del centro. Si sta ora studiando un nome per il tecnico delle tubature, in italiano birraulico.